Buonasera e benvenuti al TG4. Subito i titoli. Stipendi in primo piano. Metà degli italiani dichiara meno di 15.000 euro l'anno. 11 milioni addirittura nulla. Reddito zero. In arrivo con le bollette la stangata di primavera. Intervista al presidente del Senato Renato Schifani che in esclusiva al TG4 dice l'Italia ce la farà ad uscire dalla crisi. I costi della politica e i tagli dei benefit. La Camera, pensate, paga un chilo di colla e 24.000 fogli l'anno ad ogni deputato. Il delitto di Melania Re a Teramo, il processo al marito di Melania, Salvatore Parolisi, entrando in aula ha cercato di salutare i suoceri, i genitori di Melania, che però lo hanno evitato. Stasera altri documenti in esclusiva a quarto grado su questa rete e tra poco ci collegheremo con lo studio che ci darà qualche anticipazione. Seconda parte del TG4, giusto il tempo dei saluti per ricordarvi l'appuntamento questa sera su Rete 4 con Night News alla 1.37. Grazie per averci seguito fin qui, a tutti buon sabato sera. Buonasera. Domani vedremo qualche nuvola in più, anche se in realtà le piogge saranno veramente poche, e al centro-nord si attenuerà anche il caldo, tutto per via di una perturbazione che, muovendosi sui Balcani, lambirà anche la nostra penisola. Vediamo allora in dettaglio cosa succederà, perché in gran parte del centro-nord e in campagna si alterneranno nuvole e momenti di tempo bello ma con poche deboli piogge, più che altro sulle regioni del versante adriatico. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso invece al sud e nelle isole. Per quello che riguarda le temperature, massime in diminuzione in gran parte del centro-nord, stazionarie o in lieve aumento invece al sud e nelle isole maggiori. Meteo.it, centro di ricerche su clima e ambiente Epson Meteo.